Buongiorno a tutti. Oggi il mio compito è un po' appunto quello di dare un po' di numeri sul mondo della social TV, della interazione tra broadcaster, quelli più noti, quelli che conosciamo tutti, e utenti italiani, perché poi da lì di fatto questo fenomeno si sviluppa e può darci delle indicazioni interessanti anche per appunto la pubblica amministrazione. Per parlare di questo scenario, come insomma, sono solito fare, partirei da una ricerca basata su dati concreti, una ricerca fatta con Blogmeter, che si occupa appunto di social TV ormai da più di un anno e mezzo, e riguarda le performance rilevate su Twitter e su Facebook di reti e programmi televisivi italiani, in un periodo che, come vedete, è molto ampio perché va da gennaio ad agosto. In questo periodo noi abbiamo rilevato che un numero di interazioni molto elevato, vale a dire 30 milioni di interazioni sulle pagine di reti e show televisivi, pagine Facebook, e 4 milioni di interazioni sugli account di reti e show televisivi su Twitter. Quindi vedete anche da questi numeri la differenza di penetrazione e di utilizzo di entrambi i social network. Prima di arrivare all'analisi vera e propria, un po' di background rispetto all'utilizzo effettivo di Twitter. Noi abbiamo notato, attraverso una rilevazione di 200 milioni di tweet quest'anno, che in realtà il picco di utenza su Twitter, il picco delle conversazioni su Twitter, come vedete da questo grafico, si svolge dalle 20 alle 22. L'anno scorso non c'era questo tipo di evidenza, vi era un utilizzo di Twitter un po' più spalmato durante le ore della giornata. Questo è il primo segnale di qualcosa che è avvenuto, che sta avvenendo quest'anno appunto nella televisione italiana e soprattutto nel rapporto tra broadcaster e utenti attivi. Twitter, per cosa viene usato? Ecco, da questa analisi su questo enorme mole di dati, viene fuori che Twitter viene usato prevalentemente per tre cose. Viene usato per sviluppare delle pratiche di community che permettono alle persone di interagire tra di loro e di scambiare, come dire, informazioni, di fare rete in qualche modo, di essere più vicini. E quindi vedete l'utilizzo molto spinto di retweet, sapevatelo, news, follow Friday. Quindi queste sono pratiche che vengono generalmente utilizzate su Twitter, sono dei segnali del fatto di essere parte, come dire, di una community e sono entrate ormai nell'utilizzo quotidiano. Ma la cosa più interessante è vedere come l'altra pratica più comune è quella di parlare delle trasmissioni televisive. Nel periodo gennaio-aprile analizzato, vedete l'enorme mole di conversazioni su l'hashtag Sanremo 2013, servizio pubblico, TVOI, vale a dire The Voice of Italy, Piazza Pulita, Ballarò. Quindi televisione che incontra in qualche modo anche la politica. E la politica e la cronaca sono il terzo elemento di discussione su Twitter in Italia. Vedete, elezioni 2013 chiaramente hanno catalizzato molto le conversazioni quest'anno, e poi i vari protagonisti della scena politica, da Berlusconi a Bersani a Movimento 5 Stelle. Ma entriamo nel vivo dell'analisi delle performance di reti e show televisivi su Twitter. La prima metrica interessante da guardare, anche se è anche la più banale, ma ci dà un'idea del bacino di utenza raccolto da TV e show televisivi, è quello dei follower, chiaramente. Ora, questa metrica lascia intravedere chiaramente come sono i media,
e le televisioni che producono notizie come Sky TG24, Sky Sport, Rai News 24 ad essere le più seguite. Quindi chiaramente una tendenza da parte degli utenti a seguire coloro che sono fornitori di informazioni anche nei momenti, come dire, magari morti della giornata, in cui noi prendiamo il telefonino e diamo un'occhiata a Twitter. Più in basso vedete invece una serie di trasmissioni televisive, Le Iene, che ha un background, come dire, storico, X Factor, Servizio Pubblico e così via. Ma la metrica più importante su Twitter, che in realtà pochi rilevano perché spesso non si hanno gli strumenti per rilevarla, è quella delle mention, cioè l'insieme complessivo delle menzioni spontanee, dei retweet, dei reply che contengono l'account, il nickname, diciamo, della trasmissione o della rete televisivo. E qui vedete che le prime posizioni si invertono e lo sport in questo periodo ampio analizzato a generare più interazioni, quindi Sky Sport per prima, poi Sky TG24, Servizio Pubblico che in realtà gode anche di una sorta di boost dovuto alla trasmissione evento con Silvio Berlusconi, che ha generato davvero un picco straordinario di menzioni. MTV Italia, secondo me, è un altro interessante caso di televisione community, quindi la capacità, come diceva Giampaolo, di creare una community, poi in rete paga anche chi fa TV. Un altro dato, secondo me, indicativo è quello di andare a capire quanti sono stati gli autori unici, cioè coloro che almeno una volta hanno citato. Quindi ci spostiamo dalle menzioni in valore assoluto complessive al numero di autori unici in un periodo appunto molto ampio, da gennaio ad ottobre. E qui vedete che coloro che hanno citato Sky Sport sono stati quasi 70.000 persone, Sky TG24 quasi 60.000, Servizio Pubblico 40.000 e così via. Questo per darvi un po' i numeri di quello che sta accadendo in rete, del bacino effettivo di pubblico attivo che quantomeno ha citato queste trasmissioni. Poi chiaramente ci sono coloro che guardano la TV, citano le trasmissioni, ma non sanno magari qual è il nickname su Twitter, quindi magari citano Sky Sport ma non citano effettivamente chiocciola Sky Sport, e quindi in questo tipo di analisi sconta anche questo tipo di fenomeno. Però è per darvi un'idea, per capire un po' i contenuti che sono più graditi dalle persone, vediamo quali sono stati i top tweet in questi 8 mesi. Allora, al primo posto vedete Sky TG24 con una tipica attività di engagement, come diceva Giampaolo, di ingaggio, di coinvolgimento della community. In occasione del confronto Sky TG24 chiede, stimola gli utenti a fare una domanda ai leader politici che saranno presenti in studio. Bene, questa cosa ha un totale di coinvolgimento, di interazioni di quasi 2.000 tra retweet e reply che appunto hanno generato molto interesse. Al secondo posto invece, come vi dicevo, la trasmissione di Servizio Pubblico con Berlusconi, e qui vedete una frase di Travaglio e Berlusconi che viene rilanciata in rete. Quindi questa è un'altra, diciamo, un altro stile di comunicazione, il live tweeting da parte della stessa trasmissione di momenti topici della trasmissione stessa, per al fine di coinvolgere appunto gli utenti. Un'altra appunto pratica che potrebbe essere utilizzata anche dalle web TV, assolutamente. Ma vediamo a Facebook, social network, come sapete è un po' la piazza degli italiani, con 24 milioni di utenti attivi ogni mese. Su Facebook le dinamiche sono un po' diverse. Partiamo dalla metrica appunto del numero dei fan, che ci dà comunque un'idea
di qual è l'interesse degli iscritti al social network, le prime posizioni qui non sono occupate da pagine di news, ma vedete che per esempio al primo posto c'è le Iene, trasmissione, anche qui oserei dire trasmissione community se volete. Le Iene hanno fatto un grosso lavoro in rete, di presenza su Facebook, di sviluppo di questa presenza da molti anni ormai, e utilizzano molto bene il mezzo per postare per esempio video non andati in onda durante la trasmissione, per fare delle anticipazioni, per intrattenere il pubblico durante la pubblicità. Nel momento in cui c'è la pubblicità in televisione, loro sono pronti con del materiale inedito, addirittura con un live dietro le quinte prima che la trasmissione ricominci. Quindi un modo di far community molto interessante. Vedete poi MTV Italia, real time, anche in questo caso direi una televisione community, cioè che punta molto su un target ben specifico e riesce a coinvolgerlo in rete, e così via. Ma anche qui la metrica più interessante è quella che noi chiamiamo total engagement, cioè il numero di interazioni complessivo che ogni pagina riesce a sviluppare in termini di like, di commenti, di condivisioni e di post spontanei che gli utenti lasciano in bacheca. Nell'ottica della social TV, quello che accade è che sono le pagine ufficiali a diventare il catalizzatore di conversazioni. Mentre su Twitter, dal mio account, io commento la trasmissione televisiva, su Facebook quello che avviene è che le persone in parte utilizzano il proprio account per commentare la trasmissione televisiva, ma in gran parte vanno sulle pagine della trasmissione specifica, lì trovano una community che già sta commentando e continuano a commentare. Quindi c'è una dinamica molto diversa da quello che accade su Twitter. E qui vedete ritornare per numero di interazione Sky Sport, Sky DG24, servizio pubblico, un po' mimando quello che avevamo visto su Twitter. Tra gli status update scritti dalle pagine di reti e trasmissioni televisive, i due più forti sono il video con Barbareschi assenteista che non fu pubblicato, non fu trasmesso in televisione, ma che la redazione decise di mandare in onda, di pubblicare sulla pagina Facebook. Questo video ha ottenuto 113.000 interazioni tra like, commenti, condivisioni, quindi una diffusione virale molto forte, quasi al pari probabilmente di quella che avrebbe potuto ottenere in TV, fermo restando che, considerando anche il fatto che poi da qui la diffusione virale si è estesa anche a tutti gli altri canali, pagine di news e così via. Il secondo status update più virale è stato questo qui di Amici di Maria De Filippi. Moreno, che vince Amici 12, ottiene più di 100.000 interazioni. Quindi anche qui vi fa capire che le cose non accadono per caso. Le pagine di maggior successo non necessariamente sono le pagine delle reti e dei canali più visti, ma sono quelle pagine che vengono utilizzate al meglio, che vengono utilizzate nell'ottica di community, di creare una community. Quindi richiedono un lavoro non indifferente, un lavoro diverso da quello classico del broadcaster o della redazione di una televisione o di un programma televisivo. Ora, quello che bisogna fare nel momento in cui ci si accorge che c'è un pubblico attivo che di fatto giorno per giorno twitta, commenta su Facebook le trasmissioni televisive, quello che bisogna fare è provare a non solo a rilevare queste nuove metriche, ma provare a metterle in relazione con le metriche tradizionali, che probabilmente non bastano più. Quindi provare a mettere in relazione magari l'audience passiva da divano con l'audience attiva di chi commenta e twitta
quella trasmissione. E questo che vi porto, che vi faccio vedere, è un caso di una rilevazione fatta per The Voice, per la RAI, in cui si vede come la curva nera e la curva dell'audience di Auditel, la curva rossa invece è quella del numero di tweet che hanno riguardato una specifica puntata. Si vede che ci sono delle analogie ma anche delle differenze. Sicuramente c'è un inizio comune, però c'è per esempio un picco di tweet durante l'esibizione di Psy, a cui però non corrisponde un cambiamento nell'audience. E questo è importante perché ci fa capire come quel momento della trasmissione ha generato molto interesse, poi si potrà vedere se è positivo o negativo, rispetto a un certo cantante, quindi c'è un pubblico attivo che ha molto gradito quell'esibizione, c'è un altro pubblico, diciamo, più di massa, che invece, bene o male, è rimasto stabile. Oppure potete vedere un'altra cosa interessante, che nel momento in cui l'audience, dopo un certo periodo, inizia a scendere, i tweet non scendono, anzi, alla fine della trasmissione l'onda dei tweet ricomincia. Poi è interessante poi vedere come quell'onda di tweet continui anche il giorno seguente e magari porti pubblico nuovo alla replica della trasmissione. Questo è un altro fenomeno ancora più interessante. L'altra cosa che si può fare rispetto all'analisi delle audience attive, ed è una cosa che appunto come Blogmeter facciamo in Italia, è l'analisi delle opinioni espresse all'interno di questi commenti, perché rilevare il commento in sé può avere un interesse relativo, ma capire davvero cosa gli utenti dicono in tempo reale di quella trasmissione, di quel particolare personaggio, è forse più importante. E quindi attraverso una tecnica che si chiama sentiment analysis è possibile rilevare con un certo grado di attendibilità, in maniera totalmente automatica, dal mare di tweet che vengono prodotti, una tendenza che riguarda la positività o negatività rispetto a dei target, rispetto a dei soggetti, a dei personaggi. In questo caso vedete The Voice, quindi la rilevazione delle opinioni rispetto a una serie di protagonisti, dai finalisti ai coach ai presentatori. In questo caso è possibile quindi capire se per esempio un certo presentatore ha funzionato o meno e quindi prendere poi gli opportuni provvedimenti e indirizzare meglio magari il tiro nella prossima stagione. Quindi, per concludere, di fatto c'è un'audience che è cambiata, un'audience televisiva, ma direi in generale ormai un pubblico e un'utenza della rete che è completamente cambiata. Sceglie cosa seguire in funzione delle scelte che fanno i propri amici, i propri contatti in rete, commenta in tempo reale, promuove la visione di trasmissioni specifiche. Abbiamo visto che non basta essere presenti online, c'è bisogno di creare delle strategie, questo vale anche per tutte le web TV più piccole, chiaramente dei broadcaster, creare delle strategie di coinvolgimento delle community, creazione di un circolo virtuoso tra on air, cioè quello che faccio appunto sulla web TV, e quello che in realtà accade online. È fondamentale però anche misurare questo tipo di attività che accadono in rete, quindi non soltanto gli ascolti passivi ma anche il pubblico attivo. Ecco perché c'è bisogno appunto di indicatori nuovi che permettano di mischiare più metriche e di dare quindi evidenza di un pubblico che non è più appunto solo passivo ma è attivo e costituisce parte di una nostra community, quindi un valore fondamentale per le televisioni e soprattutto in questo caso per la PA. Grazie.